direttore generale di Formez, noi in questo momento stiamo analizzando i dati di accesso alla pubblica amministrazione e c'è un problema enorme che però purtroppo ha una, come dire, un analogo problema anche nel privato, ovvero sia il problema della natalità che sta facendo ridurre il numero di persone disponibili per l'accesso al mondo del lavoro, poi fa sì che il mercato del mondo del lavoro sia ridotto tantissimo e quindi non ci sono le persone. Noi abbiamo tantissimi concorsi pubblici come Formez che abbiamo fatto e che non hanno visto completamente coperti i posti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Quindi con una pubblica amministrazione che ha un'età anziana oltre i 50 anni come media, abbiamo un turnover che dobbiamo andare a coprire nei prossimi anni, ci sono probabilmente domani pronti a entrare. Allora ecco che tutte le risorse disponibili non le dobbiamo usare, non è che ci sono le risorse di serie A più buone, risorse di serie B che anche se poi non accedono va bene uguale, c'è un abbandono scolastico del 14%, allora diciamo esplicito, poi dopo c'è quello implicito, parliamo di ancora all'8%, insomma c'è un tema molto grosso, allora dobbiamo fare di tutto per rendere attrattivo il lavoro ai giovani, per avere nuove risorse, e in questo percorso le donne non possono essere lasciate indietro. Tant'è vero che l'INPS adesso sta partendo con un nuovo progetto, che è un progetto di mentorship, proprio per aiutare le donne anche a scegliere delle professioni che vadano in questa direzione, e noi auspichiamo che sia nell'industria, per esempio quella biomedicale, che ha più bisogno di aiuto ovviamente perché è più maschile, diciamo, e poi anche nel settore pubblico ci sia la possibilità di una maggiore ascesa anche nei settori più tradizionalmente maschili, come la chirurgia. Allora, le buone notizie le ho date e auspico che l'anno prossimo possiamo festeggiare veramente un aumento dell'indice anche del pubblico e anche del medical devices e vabbè, farmaceutico per amore sembra, anche insomma già sta messo bene. Quindi buon lavoro, lascio la parola alla tavola rotonda, ringrazio tutti i relatori e un ringraziamento particolare al coordinatore della tavola rotonda.